2020, ci troviamo allo stand della Vandemorte d'Italia S.P.A. e siamo in compagnia di Valeria Baiano, la responsabile del Trade Marketing Italia per l'azienda. Valeria, benvenuta sugli schermi di Eureka TV.it. Grazie mille Fabio, grazie per l'opportunità riservataci. Raccontiamo, laddove fosse possibile, i 120 anni, ovvero la storia di questa azienda belga. Sì, Vandemorte le nasce nel 1899, parliamo di un'azienda belga e l'headquarter in questo momento è situato a Ghent. È una multinazionale che vanta la presenza in 12 differenti paesi europei con più di 5.000 dipendenti e circa 1,4 miliardi di euro di fatturato. Beh, un'azienda dalle dimensioni certamente non piccole, però è comunque ancora sotto il totale controllo della famiglia. Assolutamente sì, la famiglia è ancora ben presente, è salda nel management e opera tuttora ed è presente nell'organico. Valeria, che cosa presentate in occasione della 41esima edizione di SIGEP? A SIGEP abbiamo portato differenti novità che abbracciano diversi settori, dal pane alle pizze focacce, alla croissanterie e alle sfoglie. In particolare, per quanto riguarda il segmento del pane, abbiamo lanciato una gamma composta da 4 referenze di pani colorati, Pan Gogh. Parliamo di 4 pani che sono un'innovazione unica sul mercato per l'abbinamento dell'ingredientistica scelta e per la tipica maculatura che caratterizza la superficie. Parliamo di 4 pani con 4 colorazioni differenti, Pan Gogh al cacao, Pan Gogh alla curcuma, Pan Gogh alla barbabietola rossa e al temacia. 4 differenti ingredienti di tendenza, sono 4 pani tondi, morbidi, adatti per ogni farcitura, per creare panini già pretagliati da 90 grammi l'uno. Abbiamo lanciato e abbiamo iniziato a intercettare anche il trend del bio. Sappiamo che il bio è un mercato sempre più crescente e la domanda è in crescita in questo momento e i consumatori finali ne sono molto attratti. Pertanto abbiamo lanciato 2 referenze con il nostro brand Lanterna, una focaccia originale e una pizza bio, che hanno un'innovazione anche in termini di packaging, in quanto sono all'interno di un sacchetto che può essere cotto direttamente in forno con il prodotto all'interno e con il medesimo sacchetto può essere poi servito al consumatore. Per quanto riguarda la gamma bio, abbiamo anche una proposta, diverse proposte in termini di pane e anche per quanto riguarda la parte della croissanterie con un croissant vuoto e un fagottino al cioccolato. Abbiamo anche un progetto che è dedicato al canale retail, ma è molto interessante perché parliamo di un progetto di filiera con diversi partner. Abbiamo realizzato questo progetto di filiera corta, controllata e certificata. Abbiamo preparato 2 referenze con una tracciabilità totale, quindi parliamo di prodotti realizzati con farine 100% italiano, grano 100% italiano. Abbiamo controllato la filiera dal campo alla tavola, una filiera che è interamente romagnola, quindi possiamo anche vantare, oltre che a livello macro, anche a livello micro, che la nostra filiera è 100% romagnola, di grano 100% romagnolo, certificato e controllato. Direi davvero tanta roba. Voi siete produttori di prodotti da forno surgelati da poter far rinvenire direttamente una volta passati per i vostri distributori, concessionari, direttamente dai bar, le caffetterie, i bistrò e così via, dando naturalmente anche un supporto legato alla formazione. Assolutamente sì, per noi la formazione è sempre importante, abbiamo anche un team di persone dedicato a questo, è molto importante maneggiare anche correttamente i nostri prodotti affinché la resa possa essere ottimale. La formazione è sicuramente un punto su cui noi lavoriamo sempre, organizzando anche demo di prodotto per i nostri clienti, direttamente per i baristi, in modo che possano manipolare al meglio e esprimere al meglio il prodotto all'interno del bar. Valeria, infine, per chiunque si trovi dall'altra parte e desideri avere maggiori informazioni sui prodotti Vandemorte l'Italia e o magari avere un approccio con un rappresentante nel caso di distributore, concessionario o magari un cliente finale che vuole saperne di più,
presso quale concessionario andare ad acquistare i vostri prodotti? C'è un indirizzo di posta elettronica a cui poter scrivere per avere maggiori informazioni? Assolutamente sì, oltre all'indirizzo di posta elettronica anche il nostro sito www.vandemortele.com. Siamo presenti sui social, sia Facebook che Instagram, e info.italia@vandemortele.com. Grazie, sei stata rapidissima, perfetta per i tempi televisivi, e allora io ti do appuntamento prossimamente su uno dei nostri strumenti, orecanews.it o anche il Fuoricasa, la nuova rivista dedicata all'oreca e al food service distribuita in oltre 30.000 copie. Grazie Valeria. Grazie mille Fabio.